Amici, sono con Roberta Lanfranchi, una delle protagoniste di Belle Ripiene, questo spettacolo scritto da Giulia Ricciardi, diretto da Massimo Romeo Piparo, e tu sarai in scena, anzi sarai ai fornelli per meglio dire, con Tosca d'Aquino, con Rossella Brescia e con Samuela Sardo. Allora, com'è stata questa avventura? Beh, lo è tuttora perché siamo ancora Certo. in giro per tutta l'Italia fino a metà gennaio. Non pensavo che sarebbe stata così impegnativa e divertente, perché sai, un conto è recitare le tue battute. In tutto ciò devi anche tenere a mente i tempi di cottura delle varie pietanze, devi tagliare senza guardare, come potete vedere le mie dita sono praticamente tamozze. Quindi bisogna calibrare anche i tempi, anche perché noi somministriamo quello che cuciniamo in scena ai Lo nostri offrite al spettatori, pubblico, certo. lo offriamo al pubblico. Quindi deve essere tutto perfetto, non possiamo dare al pubblico una Quindi ciofecona. E quindi è un l'impegno è lavoro doppio. supplementare Ma questo, però è quello di cucire. bellissimo, lo sai? No, certo, E capisci solo veramente in minima parte quello che succede in una vera cucina, perché bene o male è vero che noi cuciniamo, ma non dirigiamo una vera cucina, cucina. quindi tanto di cappello e ancora più rispetto per gli chef e quelli che fanno i cuochi. Il cui contributo è stato determinante, voglio dire, no? Fondamentale, Fondamentale. nonostante tutte e quattro, insomma, cucinassimo già a casa, però sai, un conto è cucinare a casa per 4 o 5 persone. Un conto è cucinare per tutto il pubblico, quindi piccoli accorgimenti, abbiamo fatto un corso a KCCP per Certo. poter somministrare il cibo al pubblico, insomma, Pubblico. e quindi bello, bello. Quindi cucina, musica. E Musica, diceva sì. Massimo appunto che lui ha scritto queste canzoni molto così, anche piene di rime Sì. baciate, però insomma lo spettacolo è tutto questo insieme di elementi, no? Sì, è uno spettacolo che fa pensare, che fa ridere, Fa venire l'acquolino in che fa bocca? venire l'acquolina in bocca, che poi verrà saziata perché veramente serviremo il cibo. E si passano veramente 2 ore belle, belle. Digerendo. Digere, dopo sì. Allora, diamo l'appuntamento al pubblico. Allora, dal 21 di novembre al Sistina per circa 2 settimane, poi tutta la Si tournée gira si l'Italia. gira l'Italia, sì. Roberta, in bocca al lupo e grazie. Viva il lupo, Lupo, grazie. grazie, grazie. Grazie. Vai. Amici, ecco, sono con Massimo Romeo Piparo, regista di Belle Ripiene. Buongiorno Massimo, grazie. Dunque, allora, questo spettacolo, questa commedia Belle Ripiene. Possiamo definirla una commedia di buon gusto, visto anche il tema. Sì, no, buon gusto sicuramente In tutte perché, le varie declinazioni. certo, sia quello che raccontano è di buon gusto, sia quello che preparano realmente ai fornelli è abbastanza gradito dal pubblico. È uno spettacolo ambientato proprio veramente in una cucina di un ristorante È più una dove, novità, no? sì, credo sia una novità perché mi sono proprio impegnato per trovare qualcosa da offrire al Più pubblico, un po' di originale. diverso, perché insomma, la commedia ha bisogno anche di uno sforzo da parte nostra. Sono quattro donne che si incontrano e decidono di avviare insieme un'attività e dentro questo ristorante si Si divertono. confrontano su tutta la loro vita. Utilizzando addirittura, tu hai pensato anche alla caratterizzazione, oltre che diciamo gastronomica, anche del dialetto. Sì, perché credo che, siccome è uno spettacolo iperrealistico, dove tutto è vero, compreso il Certo. cibo che si cucina, credo che tutti noi siamo entrati almeno una volta in una cucina di un ristorante e nessuno parla in dizione perfetta. Perfetta, è Quindi ho vero. messo a nudo quello che loro sono davvero. E, una è lombarda, una romana, una napoletana, una Ah, il pugliese e loro si capogliese. esprimono E come. mi pare che poi, insomma, quello che ne esce fuori è una bella pietanza. Esatto. E poi, grazie allo chef Fabio Toso che ci ha dato una grandissima mano d'aiuto, abbiamo creato questo piatto, questo raviolone ripieno. E poi prepariamo anche delle ottime sfere di salmone con erba cipollina che serviamo anche al pubblico. Quindi sarà anche addirittura prendere per la gola il pubblico. Beh, il pubblico viene sempre, cioè io come scrivo, non so se qui c'è, no, uno No. slogan che abbiamo lanciato è le due cose che amate di più, mangiare e Sì, divertirvi, mi quindi. pare giusto, sacrosanto. Massimo, in bocca al lupo e alle prossime. Grazie. Grazie. Grazie a te. Amici di Quarta Parete, buonasera, sono qui con Giulia Ricciardi, che è l'autrice di Belle Ripiene. Allora, Giulia, questo spettacolo, dal nome e dal titolo un po' ammiccante, no? Sì. Una commedia di buon gusto, possiamo Una dire. commedia di buon gusto, una Tanto per rimanere in commedia tema. ripiena di tanta comicità e di tanta bravura da parte delle nostre quattro attrici che sono splendide in tutti i sensi. Quali sono state le difficoltà nel realizzare questo testo? Insomma, c'è anche una, voglio dire, una
una vocazione per la cucina da parte tua? Quella c'è sicuramente, c'è anche proprio una vocazione al cibo in generale, ecco. Quindi questo, però la richiesta era specifica da parte di Massimo, specifica. Quindi io ho eseguito, diciamo, ho realizzato il suo desiderio. No, non ci sono state difficoltà particolari, anzi è stato molto divertente, soprattutto attingere alle origini proprio regionali, certo, delle quattro interpreti, quindi e mi pare che qui c'è una caratterizzazione di ogni singola, assolutamente sì, attrice, no? Che avviene sia attraverso i piatti preparati che attraverso il loro parlato, il dialetto, sì. Da quel colore in più, assolutamente sì, sì. Prima assoluta sarà fra poco la prima nazionale alla Sistina, sì, il 21 novembre. E poi andrà in giro questo spettacolo? Sì, credo che stia già girando. Sì, ho sentito. C'è un pre. E ci sarà poi un post. Un post. Speriamo. Esattamente. Beh, insomma, speriamo che abbia lunga vita, perché siamo nel paese dell'usa e getta. Quindi... Senti, invece, per quello che riguarda i tuoi progetti personali di attrice, i miei progetti personali, guarda. Martedì prossimo debutto al Teatro Testaccio, sempre con il mio testo che è L'Ammazza Somari, è una ripresa, e a gennaio l'ultima puntata delle Estremate, l'epilogo finale, esatto, e dal 10 gennaio al Teatro 7. Quasi una saga, vorrei dire, no? Ormai è una saga, questa è la quinta puntata, quindi sì, è una saga. È una saga. Giulia, grazie mille, in bocca al lupo. Grazie. Ciao, ciao Giulia. Grazie.